Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana dal momento in cui la stai guardando. Utilizzeremo tre mazzi di carte e suddivideremo la lettura in tre gruppi: gruppo A, gruppo B e gruppo C. Quindi vi chiedo con amore di scegliere, mentre faremo la preghiera di protezione, il gruppo più giusto per voi. Potresti anche scegliere due gruppi o diciamo aprirti all'intera lettura completa, va bene? Ora possiamo iniziare con una preghiera di protezione. Prendiamo le carte. Bene, invoco la divina presenza di Dio Dea, onnipotente Padre e Madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi, il sé superiore di tutte le persone che mi seguono. Invoco te, Arcangelo Michele, Maestro Gesù, coscienza micaelica, e con amore vero, puro e sincero, vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni, di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze e di aiutarci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato, creando uno scudo di protezione impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce, l'amore più puro e vero di Dio Dea, onnipotente Padre e Madre. Arcangelo Michele, radica la mia energia e la nostra energia fino al centro della Madre Terra. Ti chiedo di creare uno scudo di protezione in tutti i livelli, fisico, mentale, emozionale, spirituale, nel visibile e nell'invisibile, affinché possa entrare solo la luce, l'amore, la pace e la guarigione. Grazie, caro Dio, grazie, Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie alla coscienza micaelica. È fatto, è fatto, è fatto, e così è, così sia, ora, per sempre e per l'eternità. Ok, iniziamo col gruppo A, vediamo che messaggio c'è per noi. Gruppo A, legge dell'attrazione. Gruppo B, sii onesto o onesta con te stesso, con te stessa. Eccolo qua. Gruppo C. Una doccia di abbondanza, bellissima questa cosa. Bene, bene, vediamo un po' con le carte delle fate. Gruppo A, aspettare per l'inverno. Forse questa era già uscita. Vediamo il gruppo B. Guarigione. Gruppo C, il tempo è prezioso. Vediamo un po'. Vediamo ora le carte degli unicorni, eh? Vediamo gruppo A, azione. Gruppo B, immaginazione. Gruppo C, sei amato, i cari. No, no, sei amato. Ok, vediamo un po' un attimino che cosa vogliono dirci le carte. Allora, iniziamo col gruppo A, legge dell'attrazione. Ok, ricordati che ogni tuo pensiero associato ad un'emozione manifesta la tua realtà. Quindi stai attento, stai attenta a quelli che sono i tuoi pensieri, a quelle che sono le tue emozioni. In questo momento sei particolarmente potente e quindi puoi manifestare
manifestare più velocemente quello che stai in base alla vibrazione, alla frequenza, diciamo che puoi manifestare più velocemente quello che stai su cui sei focalizzato o focalizzata. Va bene, assolutamente per quanto riguarda i tuoi progetti, è molto probabile che la stagione invernale sia quella più giusta, quindi continua a lavorare con la legge dell'attrazione a tuo favore, quindi focalizzati con i tuoi pensieri, le tue emozioni sui tuoi sogni e i tuoi obiettivi e azione nella direzione dei tuoi sogni e dei tuoi obiettivi. Però è anche vero che questa azione deve essere un'azione mirata. Molte persone sono convinte che la legge dell'attrazione funziona senza azione. Diciamo che l'azione fa parte del processo. Noi viviamo in un mondo di terza dimensione dove dobbiamo agire. Poi l'intero universo si muove a nostro favore quando noi, come un laser, ci focalizziamo su un determinato progetto, su un determinato sogno ed obiettivo. Va bene, però anche l'azione fa parte del processo. Questo è molto, molto importante. Gruppo B. Sii onesto, sii onesta con te stessa. Diciamo che dentro di te tu sai quali sono i tuoi sentimenti. Tu sai che questa persona non è per te. Tu sai che questo progetto per cui stai lavorando è la cosa giusta. Nel senso che sembrano due cose apparentemente opposte. Il senso di questa carta è dentro di te tu hai le risposte. Devi essere onesto, onesta con te stessa. Quella vocina delicata che ti dice qual è la verità. La devi ascoltare perché quella è la tua intuizione e se solo seguirai la tua intuizione tu riuscirai ad avere degli esiti positivi. Se invece ti focalizzi sull'ego, rischi di sbagliare, di commettere degli errori. È anche vero che questa è una fase di guarigione, nel senso che è un processo di guarigione in atto, stai lavorando su te stesso, su te stessa. Se è anche consigliato di fare un percorso di guarigione, delle sessioni di riequilibrio energetico, rivolgiti a un professionista di cui ti fidi, che lavora magari con le nuove frequenze di luce o con altre modalità di guarigione, che usa la protezione. Hai bisogno di rivolgerti a qualcuno di fidato, di qualcuno che senti che possa aiutarti in qualche modo. Questa carta vuol significare anche che hai delle capacità. Non solo di intuizione, di capire cosa è giusto per te, cosa è meglio per te, ma hai anche delle capacità di autoguarirti. Quindi utilizza le tue capacità, utilizza anche l'immaginazione. L'immaginazione creativa ti aiuta a manifestare la realtà dei tuoi sogni. Va bene? Datti il permesso di sognare, datti il permesso di credere che esistono infinite possibilità. Per te e per i tuoi progetti, ok? Gruppo C. Per il gruppo C la manifestazione è istantanea, immediata, c'è una doccia di abbondanza che sta arrivando a te, quindi molto probabilmente diciamo che lascia andare tutte le preoccupazioni legate ai soldi. Assolutamente rivolgiti all'Arcangelo Michele e agli angeli che ti aiuteranno a risolvere questa situazione. Diciamo che un'energia molto positiva, quindi un'energia monetaria sta arrivando, comunque abbondanza in tutte le sue forme sta arrivando nella tua vita. Ancora un messaggio, diciamo che spendi il tempo nelle cose giuste, non disperdere il tuo tempo. Il tempo è oro, il tempo è prezioso, il tempo è la cosa più preziosa che noi abbiamo in questa vita, quindi cerca di spenderlo bene, di utilizzarlo bene nel tuo lavoro, diciamo non stare troppo attaccato al cellulare o alla TV, cerca di magari di fare attività più ricreative, qualcosa che ti dà gioia, riposa, medita, fai esercizio fisico, cerca di investire il tuo tempo nella maniera giusta, va bene? Questa è una carta
come dire, ci sono delle lune nuove, nel senso che ti dovresti preparare per una vita di coppia, perché alcuni di voi stanno per incontrare, o hanno già incontrato la persona giusta. Quindi l'amore romantico sta tornando nella tua relazione, se sei già in una relazione, assolutamente abbi fiducia che tu sei amato, sei amata da chi? Dal creatore, dagli angeli, dalla sorgente di luce di amore. Una persona che merita amore, che merita di trovare la persona più giusta. Lavora con la legge dell'attrazione, con gli angeli, con la preghiera, con la meditazione, con le affermazioni, con l'azione nella direzione del tuo sogno, del tuo progetto, e questo si manifesterà a te. Ok? Scegliamo un messaggio da questo libro. Chiedo a te, Arcangelo Michele, di mostrarci il messaggio più giusto per noi e per il nostro massimo bene. Vai oltre le apparenze, ok? Non fermarti a giudicare in base alle apparenze. Cerca di approfondire addentrandoti sempre di più, indagando con serietà e circospezione. Un giudizio affrettato potrebbe rivelarsi controproducente. Questo è anche un messaggio molto importante per gli operatori di luce. Usciamo dall'ego, usciamo dal giudizio, smettiamola di giudicare gli altri, di dire sempre che noi magari siamo, di metterci al di sopra, al di sotto degli altri. Il giudizio è sbagliato. Un conto è il discernimento, un conto è il giudicare e trasmettere anche energie egoiche alle altre persone. Questo è ego, questo è, sono basse frequenze della terza dimensione. Cerchiamo di guardare oltre, cerchiamo di entrare più in profondità nelle nostre relazioni e di ascoltare gli altri da cuore a cuore. Bene, io vi saluto, vi auguro una settimana meravigliosa, buon primo maggio a tutti. Volevo anche ricordarvi che mi occupo di fare le letture angeliche con l'utilizzo delle carte o come connessione diretta con l'Arcangelo Michele. Facilito anche il riequilibrio energetico con le nuove frequenze di luce. In qualsiasi parte del mondo voi vi troviate, in quanto queste frequenze non conoscono né il tempo né lo spazio. Mi occupo anche di facilitare logos healing. Logos healing è una modalità di guarigione che si avvale del potere della parola e aiuta ad eliminare i blocchi, le paure, i sistemi di credenze limitanti, i traumi del passato. È veramente possibile, col potere della parola, sciogliere questi blocchi. Volevo anche informarvi che il corso di formazione di 9 settimane per imparare a connettersi con le nuove frequenze di luce inizierà il 17 maggio, mercoledì 17 maggio alle 20:30. Ci sono ancora 5 posti disponibili. Non esitate a contattarmi per maggiori informazioni. Io intanto vi saluto e vi auguro una settimana meravigliosa. Un bacione, a presto, ciao.